Nei primi giorni del 2024 il mondo è stato colto alla sprovvista da una mossa audace del Sudafrica. La nazione africana ha intentato una causa contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite, con l'accusa di genocidio contro i palestinesi del Gaza. La Corte ha appena deliberato, emanando un ordine a Israele di prendere provvedimenti per prevenire atti di genocidio a Gaza. Un verdetto piuttosto vago, che non contiene nessun riferimento alla necessità di un cessate il fuoco. Come era prevedibile, il premier israeliano Netanyahu ha categoricamente respinto la deliberazione come assurda e senza fondamento, insistendo sulla sua ferma volontà di continuare la guerra contro Hamas fino a quando i suoi nemici non saranno distrutti. Ora, questo verdetto sarà presentato e votato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ovviamente sarà oggetto di veto da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito. Poi toccherà all'Assemblea generale farne un caso. Si tratta di una situazione giuridica complessa, ma anche morale. Sappiamo tutti dei 25.000 palestinesi morti e della riduzione in macerie delle infrastrutture del Gaza, dello sfollamento forzato dei palestinesi, ampiamente condannato quale crimine contro l'umanità dal diritto internazionale. Allora, dove ci porta tutto questo? Lo svolgersi di questi eventi ha senza dubbio messo le azioni di Israele sotto un microscopio globale, suscitando domande sulla condotta della nazione e del suo rispetto per i diritti umani. Il caso contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia potrebbe richiedere anni per concludersi. Sotto gli occhi di tutti, l'esito di questi procedimenti potrebbe avere implicazioni di vasta portata per le relazioni internazionali e l'applicazione dei diritti umani.